Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, si è conclusa la partita Cittadella Pisa e finalmente il Pisa è riuscito a portare a casa una vittoria e quindi questi 3 punti diciamo, a Cittadella dove si sa è un campo per noi ostico e quindi oggi siamo estremamente contenti nonché soddisfatti del risultato. Per quanto riguarda la squadra, per quanto riguarda la formazione, ecco, messa in campo dal predestinato, probabilmente, secondo me, avrebbe dovuto giocare Touré fin dall'inizio e poi Bonfanti, anche se poi quando è entrato Bonfanti si è fatto male, quindi magari forse non era neanche in condizioni. Vabbè, comunque andiamo a vedere. Praticamente Loria mai impegnato, io gli darei un bel 6. Al di là che nel primo tempo ci sono stati tantissimi errori, ma anche nella ripresa, errori di impostazione, errori, diciamo, proprio nella difesa, dalla difesa per impostare il gioco ci sono stati diversi errori. Vabbè, comunque sia, due formazioni. Il Cittadella, se non erro, veniva fuori da 7 sconfitte consecutive, cioè quindi era. Per noi è stata veramente una partita difficile e complicata, che noi da parte nostra dovevamo sicuramente portare a casa un risultato utile. Comunque, Calabresi 6, qualche errore in impostazione, comunque, bene, dal 46esimo è entrato Beruatto, anche Beruatto un bel 6, perché insomma ho già fatto vedere qualcosa, si è almeno impegnato. Caracciolo 5 e mezzo, non mi è piaciuto tanto oggi Caracciolo. Troppi errori tecnici, come abbiamo detto, in impostazione. Canestrelli 5 e mezzo, anche Canestrelli. Oggi ha avuto parecchie difficoltà. Steves 5 e mezzo, anche lui. Poi ha rimediato una ammonizione che, cioè, insomma, l'arbitro ha toccato la palla, d'accordo, ma sta nel gioco, ha fischiato. Quindi, cioè, secondo me era un'ammonizione che sicuramente era evitabilissima. Barbieri 7. Barbieri bravo nelle chiusure a centrocampo, a spezzare le rare impostazioni di gioco del Cittadella. Bravissimo nel gol. Un bel tiro da fuori area che ha praticamente trafigge castrati. Bravo, bravo Barbieri. Marin 6 e mezzo. Palleggia bene a centrocampo, sicuramente. Prova a dettare i tempi e i ritmi di gioco, ma sul finale di gara pensa il forcing del Cittadella, che quindi provano a raggiungere il pareggio, ma è stato anche in questo caso bravo a stroncare ogni azione sul nascere. Arena 6, una partita ordinata, diciamo con buone trame di gioco. Arena prova in qualche occasione anche la conclusione, ma purtroppo non riesce a trafiggere castrati. Dall'83esimo entra D'Alessandro senza voto perché praticamente ha giocato una manciata di minuti. Ramoni 6, bravo nel recupero palla oggi, bravo, bravo, io direi un bel 6 a Ramoni e Piccinini quando è entrato 6. Comunque è stato un ingresso positivo per il centrocampo. Mlakar 5. Per non dargli meno, un 5 politico, diciamo così, perché alla fine sbaglia clamorosamente a porta, si può dire, vuota, un rigore in movimento, chiamatelo come volete, e risiamo sempre lì. Non ci siamo e non ci siamo, quindi Mlakar 5. Al 46esimo entra Bonfanti, senza voto, anche lui sbaglia, purtroppo, una conclusione. E quindi niente, poi esce di nuovo per problemi fisici e entra Touré. Touré, secondo me, una bella prova positiva, un bel 6 a Touré. Moreo, oggi diamogli un 6 che tanto alla fine, sempre il solito Moreo, però alla fine si sacrifica in difesa e ci ha fatto anche comodo. Quindi per questo io gli do 6. Che dire, abbiamo sempre i nostri soliti problemi. Diciamo in fase conclusiva e ormai ce li trasciniamo, ci trascineremo ormai fino a fine campionato. Io credo che non troveremo la via di rimedio.
per questi problemi, diciamo così, questi problemi che abbiamo ormai, questi deficit che abbiamo in avanti, perché fondamentalmente i giocatori sono questi. E niente, bene, così abbiamo preso 3 punti, siamo a 34, abbiamo scavalcato diverse formazioni, dobbiamo in casa fare bottino pieno con la Ternana. Questo dobbiamo fare, cioè dobbiamo dare continuità. Ecco, con altri 3 punti, 37, si avvicina sempre più la salvezza. A me quello mi interessa, l'ho sempre detto, cercare di raggiungere il prima possibile la salvezza comoda. Poi quello che viene, viene, non mi interessa. Certo è che oggi i ragazzi hanno dato prova, insomma, di aver voglia comunque di riuscire a portare a casa il risultato. Io ricordo che la rete è arrivata all'89esimo, quasi allo scadere. Cittadella non ha fatto un tiro in porta, perché praticamente non ha fatto un tiro in porta. Questa è stata, diciamo, la partita. Quindi alla fine noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto 6 tiri in porta e 3, cioè 6 tiri in totale e 3 tiri in porta. Purtroppo si è mlaccato, buttava dentro la palla, diciamo, nel primo tempo. Secondo me la partita avrebbe preso un'altra piega. Così non è stato. Poi anche Bonfanti ha sbagliato. Arena non è riuscito a concludere, quindi alla fine, meno male che all'89esimo abbiamo trovato la rete. E che dire, speriamo, io spero, mi auguro, grazie a Barbieri, io spero, mi auguro di riuscire a fare, insomma, una partita, una bella partita, perché poi la Ternana è una diretta, è una rivale, no? Per quanto riguarda la retrocessione, quindi speriamo di riuscire a togliere punti alla Ternana e fare una bella partita. Bene, io la chiudo qua. Nell'attesa, ripeto, anzi non ripeto perché non l'ho detto, comunque nell'attesa della conferenza stampa così annunciata di mercoledì del Presidente, vedremo cosa dirà e poi andremo a commentare quello che verrà detto in questa conferenza stampa. Diciamo così che per Aquilani si è salvato la panchina, io credo sicuramente oggi con questa partita si è salvato la partita, speriamo di non allungare l'agonia e speriamo di riuscire ad arrivare ad una salvezza comoda nel più breve tempo possibile. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa: Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!